Ci sono vittorie e vittorie. Quella ottenuta sabato sera dalla Civitus Allianz Vicenza rientra nella categoria speciali, visto che i biancorossi sono riusciti a vincere il derby casalingo contro Messer per 73-72. Sotto di uno a poco dalla sirena finale, i ragazzi di Coach Cilio hanno fatto esplodere di gioia un gremito palasport di Vicenza grazie ad un canestro decisivo di Brambilla. I Leoni hanno retto poi negli ultimi 20 secondi di match l'onda d'urto di Mester che non ha capitalizzato a proprio favore l'ultimo possesso. Da applausi nel complesso la rimonta da parte di Vicenza che aveva chiuso il primo quarto sotto di 14 punti. Già nel secondo parziale c'era stata la grande reazione della Civitus capace di recuperare e andare all'intervallo lungo sul 37-42. Nel secondo tempo Vicenza è stata brava a crederci e a mettere costantemente pressione sugli avversari che non sono più riusciti ad allungare in modo decisivo come nella prima parte di partita. Quando l'impresa sembrava alla portata, però Mester nell'ultimo quarto si era riportata di nuovo sul più 10 a 6 minuti dalla sirena. Partita finita? Neanche per sogno. Vicenza non ha mollato e ha rialzato la testa rimontando nuovamente fino al sorpasso finale. Con questi due punti la Civitus sale a quota 14 e soprattutto si rende protagonista, dopo il successo a Chieti, di una mini serie positiva. Non mi sembrava ci fosse polemica tra le due panchine, quindi insomma andiamo, però 20 secondi alla fine. Mazzucchelli in palleggio. C'è Perin che esce dall'area, va a ricevere, 10 secondi ancora per Mester, Perin in palleggio, il passaggio per Caversazio sbagliato, Perin deve inventarsi tutto da solo, perde il pallone alle mani, finisce tra le mani di Romando e finisce la partita, Vicenza batte Mester, 7-3, 7-2, con una rimonta da meno 14 e un'eroica difesa negli ultimi 5 minuti di partita. È festa biancorossa, una rimonta pazzesca oggi dei ragazzi di Coach Cilio che portano a casa la settima vittoria del loro campionato e risalgono ancora la china verso zone più tranquille della graduatoria.